One Podcast. In questi giorni una notizia partita da Roma ha fatto il giro del mondo. Mi riferisco a Papa Francesco e a ciò che avrebbe detto, anzi a questo punto lo sappiamo, ha detto, secondo Dagospia, ma poi lo ha confermato successivamente lui chiedendo scusa, il 20 maggio nell'incontro a porte chiuse appunto tra Papa Francesco e vescovi italiani arrivati a Roma per l'Assemblea Generale. Si parlava di un tema molto serio che occupa da tempo la CEI, se è possibile ammettere nei seminari dei candidati omosessuali. Al riguardo Papa Francesco avrebbe risposto no, nei seminari, ha detto, c'è troppa frociaggine. Inutile stare a spiegare quanto denigratoria sia un'espressione di questo tipo. Peraltro ci provano i giornali inglesi, tedeschi e francesi a spiegarlo ai propri lettori, riassumendo la questione in termini pratici. È un'espressione profondamente denigratoria, appunto. Ma com'è possibile che Papa Francesco, l'uomo che era sembrato a molti di noi come aperto, disposto ad accogliere nella Chiesa tutti e tutte, dire una cosa del genere? È una marcia indietro? Ripartiamo come sempre dalle basi. Ecco, la cosa che sto per dire può sembrare scontata, ma non lo è affatto. Il Papa, a quanto pare, non vuole gay nei seminari. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? In molti, dicevo, hanno accolto questo Papa come quello della grande rivoluzione, no? Delle aperture al mondo laico, dell'accoglienza. Ora, io credo che, come sempre, noi siamo abituati a fermarci ai titoli, alle grafichette carine su Instagram e a qualche frase estrapolata all'interno di un lungo discorso, magari anche questa pubblicata nelle stories di qualcuno che seguiamo e stimiamo. Ma quanti di noi, per esempio, si vanno a leggere gli incartamenti, le lettere, i documenti? Quanti si guardano le conferenze dalla sala stampa vaticana? In un mondo come quello vaticano, dove spesso una singola parola pesa come un macigno, sono i dettagli a fare la differenza. E questo il motivo per cui se provassimo a chiedere ad un vaticanista quanto effettivamente Papa Francesco sia il pontefice dell'inclusione, ci verrebbe data una risposta tiepida quantomeno. A volte l'impressione è che desideriamo così tanto che una certa cosa si avvicini a noi, che cambia aspetto e che coincida con i nostri desideri, che ci convinciamo che sia effettivamente così. Questo, secondo me, è ciò che è accaduto proprio con Papa Francesco, perché, di nuovo, i vaticanisti che le carte se le vanno a leggere sanno, per esempio, che nonostante le grafichette su Instagram, il Papa, i gay in Vaticano e nei seminari, non ce li vuole. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Marco Grieco, vaticanista. Questa è la risposta che mi ha mandato. Il Papa si attiene alla linea tracciata nel 2005 dalla istruzione, cioè l'insieme delle linee guida approvate dal Dicastero Vaticano del Clero che escludono dal seminario o dagli ordini sacri un candidato che supporta la cultura LGBT+ o con tendenze omosessuali radicate. Nel 2016 Francesco ha infatti confermato quel documento approvato da Papa Benedetto XVI. Ma proprio sulla missione di ragazzi e uomini gay in un percorso di vocazione, di recente i vescovi italiani ne hanno parlato ad Assisi e in vari gruppi di lavoro perché a giugno oppure ottobre dovrebbero pubblicare un nuovo documento italiano sul tema. Ma perché c'è questa attenzione quasi ossessiva alla sessualità? Beh, perché alcuni vescovi hanno fatto notare che termini come tendenza omosessuale radicata non significano nulla e sessualizzano una persona che anche da omosessuale fa una scelta di celibato. Il rischio di usare termini pseudopsicologici per classificare una omosessualità più o meno pericolosa e assurdo e non coerente con l'apertura innegabile di Papa Francesco alla comunità arcobaleno. Che oggi si distinguano seminaristi di serie A e di serie B ci dice però tanto sulla omofobia acclarata di diversi vescovi italiani. La parola infelice usata dal Papa qualche giorno fa era la risposta a una domanda fatta. Averla diffusa può però aprire un dibattito serio sul tema. Attraverso la sala stampa vaticana, poco dopo, Papa Francesco ha chiesto scusa a coloro che si
si sono sentiti offesi per l'uso di un termine che ha specificato è stato riferito da altri, delle scuse ma anche un tentativo di dissociarsi e un po' l'atteggiamento che a 11 anni dalla sua lezione non viene perdonato a Papa Francesco, quel suo essere gesuita come si dice in gergo. Bergoglio è stato il primo pontefice a dire chi sono io per giudicare un gay che cerca il Signore. Il suo pontificato pastorale, cioè teso all'ascolto degli altri, soprattutto ai margini, ne è la conferma. Ha più volte incontrato persone transgender, famiglie arcobaleno, ha chiesto una legge civile sulle unioni non regolari e ha anche scritto in supporto di preti e suore impegnate all'accoglienza delle persone della comunità LGBT, anche in Italia. Ma quando questo si traduce in documenti ufficiali, le cose vanno diversamente. Fiducia Supplicans, la dichiarazione che apre di fatto alla benedizione delle coppie anche LGBT, dopo pochi mesi è stata ritrattata per le pressioni dei vescovi, soprattutto africani. E se è vero che Francesco condanna quelle legislazioni dove l'omosessualità può portare a condanne anche gravi, come avviene in Africa, d'altra parte cerca di ricucire un pezzo di chiesa che non vuole queste aperture. In questi stessi giorni, per esempio, il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Manuel Fernandez, è stato mandato al Cairo per ricucire un rapporto con il Papa copto Tavadros II, che dopo Fiducia Supplicans aveva rotto i rapporti con la Chiesa di Roma. Grazie a Marco Grieco. Dunque, il Vaticano da millenni, ecco, è una cosa precisa e non è che cambia idea nel corso di qualche decennio. È normale che sia così, dopodiché non è normale che si esprima in quei toni, infatti ha chiesto scusa proprio in riferimento a quella parola utilizzata. Ma d'altronde, come ha fatto notare Fabio Salamida su Today.it giusto due giorni fa, ha detto: ma guardate che però il Papa non è Vladimir Luxuria, cioè non ci si può aspettare che improvvisamente il Papa diventi un punto di riferimento per il mondo LGBT. Tutti quanti vorremmo una Chiesa più aperta, ma chiedere che la Chiesa accolga nei propri seminari sacerdoti o possibili sacerdoti gay è tutta un'altra cosa, perché appunto ricordiamocelo, il Vaticano è uno Stato a parte. Preoccupiamoci di chiedere maggiore laicità nel nostro Stato, perché sì, qui ce n'è ancora davvero tanto bisogno. Io vi ringrazio per essere rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.